Ombrellone, sdraio e sedia dovranno essere mappati e tracciati, ad esempio con posizionamento di nastri, anche alle spiagge libere. Gli esperti affidano ai comuni il dovere di regolamentarne l'accesso, rispettando sempre i divieti di assembramento, calcolando le capienze massime e definendo persino turnazioni orarie e prenotazioni online. Fra le indicazioni, quella di limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti, assicurare la pulizia dell'arenile e l'igienizzazione dei servizi igienici, se presenti. Insomma, gestire le spiagge libere per i comuni della Versilia o per i soggetti a cui la gestione è stata affidata sarà molto più complicato, ma il vero problema in Versilia, secondo chi fa il bagnino da una vita nelle spiagge libere di Viareggio e alla Lecciona, non sono le regole di distanziamento sociale, ma il fatto che lo spazio lasciato libero dalle concessioni sulle spiagge è praticamente irrisorio. Credo che una spiaggia che abbia un frontale adeguato, come per esempio a Viareggio dovrebbe essere davanti alle piazze, almeno di un affollamento pesante o copioso, non credo che ci sia bisogno di mettere dei nastri, cioè basta il buon senso delle persone, ma comunque al mare le persone quando ci vanno, soprattutto le spiagge libere, tendono a essere distanziate, non è che tendono a stare una accanto all'altra a un metro, almeno che non le butti in un unico punto dove c'è 10 metri di frontale neanche, allora a quel punto le persone si trovano costrette. Le spiagge libere dovrebbero essere fra uno stabilimento e l'altro, e non in zone periferiche e non in zone meno a mare della città. Viareggio a ponente c'ha un limbo di 13 metri e a Levante c'ha una spiaggia davanti, un accumulo di rena davanti a una diga foranea che non è definibile spiaggia libera in quanto c'è un'infrastruttura portuale. L'unica spiaggia che può essere fruita alla balneazione nei primi 30 metri, in cui si potrebbe tranquillamente avere un distanziamento sociale che viene comunque naturalmente da parte dei bagnanti senza neanche poi tante accortezze, sarebbe la Lecciona. Ma la Lecciona è un parco naturale e quindi non è giusto pubblicizzarla o dichiararla spiaggia libera cittadina.